Io ringrazio i giornalisti che sono intervenuti e ringrazio anche gli amici e i colleghi che sono qui con me, ne mancano alcuni e saranno relatori il 18 maggio. Dalla mia sinistra l'avvocato Pierfrancesco Buttafuoco, penalista, la dottoressa Gabriella Magistro, che è giornalista e sociologa, e l'avvocatessa Luciana Guccione, che è dello studio Iure, che è vicepresidente dell'associazione Avvocatura e Futuro, l'avvocato Riccardo Liotta, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nonché penalista, e poi l'altro amico Nicola Costa, che è attore regista. E siamo qui per presentare il convegno che ci sarà a Catania il 18 maggio prossimo, ma anche per cogliere l'occasione e ricordare, vista la presenza del Radio Radicale, questo breve nostro intervento verrà visto e ascoltato in tutta Italia, ricordare a tutti i colleghi italiani che sarebbe il caso la mattina del 18 maggio, davanti a tutti i palazzi di giustizia, fermarsi un attimo, ma anche un minuto, per ricordare Enzo Tortora e la sua vicenda. Enzo Tortora, come molti sapranno, è morto proprio il 18 maggio del 1988, quindi ricorre il 30° anniversario della sua morte. E lo sperava già Leonardo Sciascia quando dettò quella frase emblematica nella teca che contiene le ceneri di Enzo Tortora, che si trovano al cimitero monumentale di Milano, la frase che non sia un'illusione. Forse si sperava che il sacrificio di Tortora non fosse vano, ma servisse a far cambiare le cose in Italia. In effetti le cose in Italia sono cambiate, nel senso che poi 2 anni dopo entrò in vigore il nuovo codice di procedura penale. Però questo è il quesito e su cui noi dibatteremo giorno 18. Sono cambiate in meglio o sono cambiate in peggio? E tante persone che non hanno nemmeno il piacere di avere un nome famoso come Enzo Tortora vengono sacrificate oppure no? Esiste la giustizia? Insomma, di tutto questo ne parleremo il 18 maggio nella sala delle adunanze, grazie al Consiglio dell'Ordine che ci ha accordato di poter concedere i crediti formativi per i giovani avvocati. E insomma, sarà una cerimonia istituzionale a tutti gli effetti e un momento per ricordare effettivamente il sacrificio di Enzo Tortora. Qui in questa stanza vi sono dei ricordi importantissimi. Io invitai Enzo Tortora mentre era pendeva il processo, che di lì a poco si sarebbe concluso, c'è lì la mia lettera, non era in un quadretto. E nel 1985 lo invitai, lui non poté presenziare, venne Mauro Mellini, c'era il pretore D'Angelo che poi diventò procuratore generale, c'era il professor Angelo Pennisi, insomma, per parlare di ordini di cattura fatti in maniera non proprio saggia. Lui non venne, ma mi mandò una bellissima lettera che io ho qui incorniciato. E fatto è che dopo lo incontrai nel corso di un convegno a Palermo, fu affettuosissimo con me e mi promise solennemente che sarebbe venuto a partecipare a un convegno di un'associazione che all'epoca si chiamava Avvocatura e Progresso, si occupò del problema dei giovani avvocati che all'epoca si chiamavano procuratori legali, che venivano declassati, insomma un'avventura anche quella. Grazie a Avvocatura e Progresso si è poi risolta, ma non è il caso qui di parlarne. Il 7 dicembre 1985 c'era Anna Finocchiaro, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica a Catania, poi di lì a poco divenne parlamentare, lo è stato credo fino a tuttora, ma no, è finita, dopo 30 anni è finita. C'era Enzo Trentino, arrivò Enzo Tortora. Il 3 giorni dopo Enzo Tortora, perché era proprio all'indomani della condanna del primo grado, 3 giorni dopo a Milano si dimise, essendosi dimesso da parlamentare europeo,
tornò a essere arrestato. I domiciliari andarono a trovarlo a casa diverse volte in via dei Piatti 8 a Milano e fortunatamente poi la Corte d'Appello di Napoli, credo il 17 settembre dell'86, lo assolse e poi il suo calvario finì che morì, perché come lui stesso mi diceva a tutti gli amici, ma credo che l'abbia detto anche pubblicamente, quando mi hanno arrestato ingiustamente e immeritatamente mi scoppiò una bomba dentro, infatti è morto. Noi vogliamo assolutamente ricordare l'uomo, la vicenda, e vogliamo che le cose cambino, e le cose non stanno cambiando. E non facciamo qui il convegno perché la presenza della giornalista, perché Tortora era iscritta all'ordine dei giornalisti, perché la presenza di Nicola Costa, perché Tortora è un uomo di spettacolo e Nicola Costa in qualità di attore e di regista ha fatto un qualcosa per Tortora, ora ce lo dirà brevissimamente, perché la presenza di questi avvocati, perché loro che fanno penale sanno meglio di me come soffre la gente e come soffriamo noi quando sposiamo le loro cause. Quindi vabbè, cominciamo da Nicola Costa, dall'uomo di spettacolo, poi Riccardo Liotta, un saluto darà il nostro vicepresidente Luciana Cuccioni e via dicendo. Prego Nicola. Io quando ho scritto questo spettacolo ho scritto in un tempo relativamente recente, circa 2 anni indietro. Onestamente neanche sapevo che 2 anni dopo sarebbe ricorso il 30° anniversario dalla morte di Enzo Tortora. Ma Enzo Tortora nel mio immaginario, ero proprio un ragazzino quando questa triste vicenda colpì e saltò agli onori della cronaca in maniera purtroppo anche discutibile, come giustamente te ricordavi, e rimase veramente incastrata nella mia memoria, una memoria emotiva. È un uomo di teatro con la memoria emotiva, ci convive tutta la propria esistenza, e quindi il richiamo di quell'avvenimento mi indusse in questo testo che si chiama Tutto il resto ha poca importanza, andato in scena proprio in aprile qui a Catania, a raccontare anche questa vicenda di Tortora. Una vicenda che ne esalta il profilo umano, il profilo di relazione dell'uomo rispetto a se stesso, rispetto alla vicenda giudiziaria che lo ha riguardato e anche rispetto alla relazione che teneva in maniera epistolare con la compagna Francesca Scopelliti in quei momenti così tristi mentre si trovava sostanzialmente rinchiuso a Regina Coeli. Penso in tutto questo che il teatro sia uno strumento molto importante di cui le istituzioni, qualunque istituzione, possa e debba servirsi, perché il teatro stesso assolve la funzione di polis primordiale. È politica dal momento stesso in cui viene divulgato, ma il teatro assolve questa funzione in maniera apartitica. Lo spiegheremo ecco. Meglio durante il convegno. Certamente. Allora, diamo la parola a Riccardo Liotta, penalista del Consiglio dell'Ordine di Catania, che parteciperà al convegno. Sì, ti ringrazio, anzi siamo noi che ringraziamo te innanzitutto dell'invito, della possibilità che ci hai dato, ci darai di partecipare a questo importantissimo evento che so che ti tocca soprattutto da un punto di vista personale, dato l'affettuosissimo rapporto che avevi con Enzo Tortora. E, indubbiamente parlare di me come relatore è eccessivo, però ci darà la possibilità probabilmente di affrontare e condividere molti spunti di riflessione su quello che è accaduto, su come si è evoluta o involuta per certi aspetti la situazione all'interno delle aule del tribunale, e ci darà la possibilità anche grazie al tuo validissimo parterre di cui indegnamente io faccio parte. Allora, ora leggeremo il nome. Sì, hai dato, te ne rendo ampio merito, anche la possibilità di parlare a validissimi giovani colleghi come l'avvocato Giuseppe Librizzi, l'avvocato Mario Lofaro, insomma. Allora, ora ne parleremo, lo spostiamo. Quindi, complimenti. Allora, l'avvocato Luciana Cuccioni ha il merito di avermi stimolato e aver, quindi è la mamma dell'Associazione Avvocatura e Futuro. Io ti pregherei, visto che sei molto più giovane di me certamente,
di cogliere l'occasione per invitare i giovani avvocati a venire al convegno il 18 maggio a Catania, quelli che ne sono invece a Torino, a Milano, a Napoli, a Roma, di fare qualcosa anche loro. Senza ombra di dubbio, io mi auguro che i giovani avvocati siano partecipi in questa, nella giornata del 18 maggio, dimostrino sensibilità per quanto riguarda quello che è significato il caso di Enzo Tortora. Io avevo neanche 2 anni quando venne organizzato il convegno di Avvocatura e Progresso, di cui Avvocatura e Futuro è figlia. Quindi ho vissuto la storia di Tortora con memoria storica, come un evento storico. E ciò non di meno mi porta questa particolarità ad accostarlo ad altri eventi storici che dimostrano l'ingiustizia della giustizia. Ecco, allora, invito i giovani a venire. Invito tutti quanti gli avvocati, siano essi giovani e anche non giovani, più saggi, più esperienti, ad essere lì presenti con noi, perché anche contro questi casi di ingiustizia della giustizia non vengano dimenticati. Benissimo. Perché una giornalista ha accettato l'invito di Avvocatura e Futuro a parlare di Enzo Tortora il 18 maggio? Perché per quello che è stato già detto e sentito, cioè emotivamente Enzo Tortora è stato un caso che ha toccato tutti, anche io ero piuttosto piccola quando la vicenda si svolse, però in qualità di giornalista vicina quindi a quello che è stato anche un collega, un bravo collega, e che poi è diventato anche un bravo presentatore, mi piacerebbe poter parlare di lui dal suo punto di vista professionale e anche come caso mediatico, come poi tutto il tantan mediatico ha anche inciso e contribuito nella costruzione del caso Tortora. Mi giova a ricordare, mi ha fatto venire in mente una cosa, quando Tortora fu arrestato, si trovava in una caserma dei carabinieri a Roma, non lo portavano via, non lo portavano al carcere Regina Coeli perché aspettavano, esatto, che arrivassero, esatto, le telecamere. Esatto. Avvocato Pier Francesco Buttafuoco, penalista, sarà anche tu presente al nostro convegno, poi dopo il tuo intervento dirò tutti i nomi del nostro parterre. Prego, a lei la parola. Giuseppe Libera, ti fa onore avere sposato questa causa, esserti proclamato il paladino di questo galantuomo. E avresti dovuto probabilmente organizzarla il 17 o nelle ore tra il 17 e il 18 questa magnifica celebrazione, perché questo numero, ancorché io non sia, come dire, non credo non credo nell'astrologia, ricorre cabalisticamente in modo drammatico. E soltanto per ricordare come Tortora venne arrestato in maniera plateale con quel vergognoso defilé di colleghi colpevolisti il 17 giugno dell'83. Il 17 settembre dell'85 è il giorno della condanna di primo grado, sentenza letta alle ore 17, mentre il deposito delle motivazioni per le assoluzioni sono il 17 settembre dell'86 e a dirla tutta il 17 gennaio dell'84 era stato messo agli arresti domiciliari. E ribadisco, nella notte tra il 17 e il 18 il povero Torta si spegne. Tanti auguri per l'avventura. Fantastico, la sapevo ma me l'hai fatta ricordare meglio questa cosa. Bene, noi vi salutiamo, io volevo leggere i nomi dei relatori. Allora, ci sarà il professor avvocato Tommaso Raffaraci, che è ordinario di diritto processuale all'Università di Catania, ci sono anche io, questo poco importa, il consigliere il dottor Roberto Vassalacco, è un magistrato di Cassazione, però svolge le funzioni di giudice presso la prima sezione penale del Tribunale di Catania, il dottor Sebastiano Neri, che è presidente di sezione presso la Corte d'Appello di Messina, poi ci sarà l'avvocato Enzo Vitale, già magistrato, l'avvocato Turi Liotta, presidente della Camera Penale di Catania, l'avvocato Riccardo Liotta, l'avete ascoltato poco fa, l'avvocato Grazia Coco, patrocinante in Cassazione, ma non la state inquadrando bene, comunque qua, l'avvocato Buttafuoco, l'avvocato Giuseppe Librizzi, presidente dell'AFIAS, che è un'associazione dei giovani avvocati, come l'avvocato Mario Lofaro, che è consigliere di questa associazione, l'amico Nicola Costa, che attore e regista, interviene del centro studi
Teatro e Legalità di Catania, che già ha spiegato quale sarà il suo intervento, e la cara amica, la dottoressa Gabriella Magistro, che è giornalista e anche sociologa. E accanto a me ci sarà Luciana Cuccione, che è vicepresidente dell'associazione che io presiedo, Avvocatura e Futuro. Vi diamo appuntamento il 18 maggio, dalle 10 in poi fino alle 13 saremo lì al Palazzo Giustizia, nella sala delle adunanze del Palazzo Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga. Rinnovo l'invito a tutti i colleghi italiani, di fare un qualcosa nelle loro città, grandi o piccole che siano, per ricordare questo evento, non solo per ricordare Tortora, ma per accendere i riflettori sullo stato della giustizia in Italia dopo 30 anni. Vi aspettiamo.